Questo personaggio buffo e di nome Serafino ritorna Gian Quarius, questo personaggio buffo sarei io, perché io gli ho dedicato un video a Gian Quarius, un video sulle donne, e Gian Quarius mi ha risposto con un articolo, un bel articolo che inizia proprio con questa locuzione. Questo personaggio buffo di nome Serafino, ma come Gian Quarius? Tu definisci personaggio buffo uno che ha scritto una storia della filosofia? Uno che ha scritto From Matriarchy to Patriarchy, che nella sua bella versione in lingua inglese sta in tutto il mondo? Beh, le donne? Il disagio femminile? Tu dici che io non devo parlare del disagio femminile, oppure dovrei parlare anche del disagio maschile. Caro, ma il disagio c'è per tutti a questo mondo, sai? Io ho sempre detto, ho sempre citato il grande poeta greco Menandro, il quale poeta greco Menandro diceva che coloro che muoiono giovani sono amati dagli dèi, capito, caro amico? Quelli che muoiono giovani. Poi il satiro Sileno diceva che la cosa più bella per noi, per me, per te e per tutti, la cosa più bella sarebbe quella di non essere nati. E beh, caro amico, io non so che dirti. Io vedo che tu insomma non sei d'accordo con me. Vabbè, ma non è un problema. Te l'ho già detto, e Gian Quarius, te l'ho già detto, e lo fai presto a risolverlo il problema delle donne, fai presto, te fai prete, prete cattolico ovviamente, e così hai risolto il problema. Il prete cattolico non ci va con le donne, capito? Te l'ho già detto, Gian Quarius, il prete cattolico non ci va con le donne, capito? Semmai, se proprio vuole andare con le donne, va con le donne degli altri, capito? Va con le donne degli altri, Gian Quarius, capito? E dai, non dire personaggio buffo, non dire personaggio buffo, capito? A uno che ha scritto un'opera come questa, che sta in tutto il mondo, è Gian Quarius. Va bene, Gian Quarius? A te e a tutti voi, cari saluti da Serafino Massoni.